In una lunga intervista rilasciata al settimanale di Più, Patrizia De Blanc ha parlato del rapporto con la fede, diventato più forte di anno in anno. La spiritualità è sempre stata molto importante per la contessa, che oggi ha 81 l'anno. Bildonna è convinta anche di avere un angelo custode, il marito Peppino, l'unico uomo che ha amato veramente, e dal quale ha avuto la figlia Giada. Patrizia De Blanc prende sul serio la fede, soprattutto da quando è riuscita a sconfiggere il maligno. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha infatti assicurato di aver fatto i conti con il diavolo, che era pronto ad impossessarsi della sua. Il fatto risale alla metà degli anni 90, quando la De Blanc era fidanzata con un certo Mino. I due si trovavano nella casa di Patrizia quando l'ex Gefina si è accorta che un oggetto, il piccolo Buddha, era stato spostato. Né Mino né la governante avevano toccato la statua, che il giorno dopo Patrizia De Blanc ha ritrovato nel letto, proprio accanto al suo fidanzato. La contessa ha dunque raccontato: a un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino, e invece proveniva dal piccolo Buddha. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo, che voleva impossessarsi della mia anima attraverso. Stando a quanto spiegato da Patrizia De Blanc, il diavolo le fece anche delle minacce esplicite. Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine. Lo ammazzerò. E in effetti, giorni dopo, il mio cane cadde da un'impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il suo. Patrizia De Blanc ha ribadito che la forza di Dio e le numerose preghiere hanno avuto la meglio sul maligno, che si è arreso e ha smesso di cercarla. All'epoca Patrizia ha parlato di questa losca vicenda con il suo parroco, padre Augusto. Quest'ultimo ha confermato che il maligno tendeva a impossessarsi delle anime dei più deboli.
Thank you.